Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi ho realizzato un'altra delle pagine che inserirò nel mio quaderno dei progetti. La pagina che ho fatto oggi è molto semplice, di nuovo un esempio su come realizzare varie tecniche, quindi anche chi non ha mai fatto lavori di questo tipo vedrà che sono cose molto semplici. Ho cercato di utilizzare degli stencil, degli acquacolor. Vi dico magari nello specifico che cosa ho utilizzato. Così poi capirete meglio mentre ne vedete la realizzazione del video. Allora, per la pagina e per le due tag ho utilizzato questa carta che è una carta per acquerello. Carta per acquerello perché intanto ha uno spessore di 300 grammi, quindi è una carta abbastanza spessa. E poi è una carta che si presta a quello che ho fatto, perché io ho utilizzato acquacolor, ho spruzzato dell'acqua e quindi ci va una carta di questo tipo. Allora, nel video ho utilizzato per fare la base della mia pagina i distress, poi vedrete di diversi colori e anche questi altri tamponi della Memento che ho utilizzato appunto per fare la base, poi l'ho bagnata, ma queste sono cose che vedrete man mano, giusto per darvi un'idea dei prodotti che ho utilizzato. E poi ho ancora passato uno stencil dei timbri sempre sulla base. Invece, per realizzare le due tag, ho voluto utilizzare altri materiali, così vedete come si fanno, come si utilizzano, e ho utilizzato quindi degli stencil con due paste, la pasta craquelée e la mix media e la modeling paste, scusate, di Stamperia. E dopo aver passato appunto queste paste con lo stencil, ho sporcato il tutto con i soliti acquacolor che uso sempre nei miei lavori, con un viola, un azzurro, un grigio. Chiaramente io ho utilizzato dei colori che andavano bene per fare questo lavoro, ma poi a seconda di quello che utilizzate. Questo è un semplice centrino, ho utilizzato la solita garza e poi ho usato ho ritagliato un particolare dall'album Grande Hotel di Stamperia, un album bellissimo con delle stampe veramente stupende. E quindi vedete, il risultato è poi questo. Ed è una pagina che secondo me, anche per chi non ha fatto mai lavori di questo tipo, è un facile approccio. Ho cercato di far vedere un po' di tecniche che chiaramente si possono usare su qualsiasi materiale, per fare delle scatole, per fare delle pagine di un album, per fare un qualcosa di mix media. Insomma, io faccio vedere delle tecniche e poi ognuno le può usare come meglio crede. Detto questo, vi lascio a vedere come realizzare nei dettagli questa mia pagina del quaderno dei progetti.